Grande fratello Mirko messaggio ota Angelica Baraldi. La reazione di Greta Rossetti ma nega di entrare. Ieri sera al Grande Fratello fra dentro e fuori sono successe molte cose. Diciamo che quelle più rilevanti riguardano sicuramente Greta Rossetti sia per quello che è accaduto dentro la casa sia per quello che ha dichiarato lei. Dentro la casa infatti il suo fidanzato Mirko Brunetti e Angelica Baraldi hanno giocato a carte. Lui ha perso e quindi ha dovuto pagare pegno. A decidere la penitenza è stato il concorrente napoletano Ciro Petrone ed è stato un massaggio sulla schiena che Mirko ha dovuto fare alla modenese senza reggiseno. Ovviamente la stessa Greta Rossetti da casa ha visto tutto e ha fatto un video che, come si dice in questi casi, era tutto un programma. Oltretutto c'è la prova provata che si riferiva proprio al massaggio di Mirko a Angelica perché si sentono proprio le voci di loro in quell'esatto momento, in particolare proprio di Ciro. Insomma, conoscenza il carattere di Greta Rossetti, era fin troppo ovvio che quello che stava vedendo non le stesse bene. Ma è altrettanto ovvio che ha cercato in tutti i modi di controllarsi. La reazione di Greta Rossetti al massaggio di Mirko Brunetti a Angelica. E quindi vi mostriamo la foto del massaggio che Mirko Brunetti ha fatto alla modenese Angelica Baraldi, che ci sembra fin troppo esplicativo di quanto accaduto. Greta Rossetti precisa che non entrerà al Grande Fratello. Ma la stessa Greta Rossetti ha voluto precisare che, al contrario di quanto scritto da alcuni siti web, lei non entrerà al Grande Fratello, dove invece entrerà Perla Vatiero dopo essere guarita dal Covid, ingresso che probabilmente accadrà proprio stasera. Ha in ogni modo poi chiarito che il comportamento di Mirko le andava bene. C'è però da precisare che questo secondo video è stato registrato prima del massaggio di Mirko a Angelica. Insomma, stasera ne vedremo davvero delle belle. Allora ragazzi, ci tenevo solo a dire una cosa, poi vado a lavarmi i capelli perché sono indecenti. Non è vero che entro al GF. Non continuate a chiedermelo, sono qui a casa mia, è una fake news come tante altre che mettono in giro, e non credete a tutte le fake news che vedete, tutte quello ha detto quello che ha detto quell'altro, che ha detto quell'altro, quell'altro, quell'altro. È una fake news, sono a casa mia. Anzi, c'è una giornata pazzesca, guardate. E ci tengo a precisare una cosa, continuate a dirmi fai capire a Mirko che il suo pensiero è sbagliato. Ragazzi, io l'ho detto nelle interviste, sui social, continuo a dirlo, a mettere cose, sono sempre, il mio pensiero è sempre stato uno, che Mirko ha fatto benissimo a fare quello che ha fatto, e l'ho sempre consigliato io da quando siamo usciti da Temptation. Tutto il resto, i messaggi sono una cosa a parte. Sono fiera di lui e che è un grande uomo, l'ha dimostrato a tutti. Il mio unico pensiero, lo dico qua, è solo e semplicemente questo. Quindi possono scrivere articoli su articoli su articoli, cavolate, non mi interessa. Fai arrivare questo pensiero a Mirko. Ragazzi, se devono fargli vedere qualcosa, li faranno vedere solo questo, perché le mie parole sono sempre state solo queste. Non ho mai detto diversamente, perché questo è il mio pensiero. Quindi se devono fargli vedere una mia reazione, l'unica reazione che posso